Buonasera e grazie della vostra presenza, grazie soprattutto a Padre Enzo Bianchi che oggi accoglierei già con un bel applauso qui tra noi. A questo nostro ennesimo appuntamento che vede appunto una sinergia tra la parrocchia, l'amministrazione comunale e altre associazioni del luogo per promuovere, ormai è da dicembre che stiamo promuovendo in vari eventi, il libro e la cultura in genere. Quindi da dicembre abbiamo presentato a Rignano una serie di libri con degli autori sia locali sia anche di fama più conosciuta, e oggi abbiamo il piacere appunto di avere tra noi, con la presentazione del suo libro L'arte di scegliere il discernimento, Padre Enzo Bianchi, che io non presenterò perché lo farà meglio di me Don Augusto, però ci tenevo appunto a ringraziare soprattutto Padre Enzo, ma anche il nostro Vescovo che ci raggiungerà tra poco, perché per noi è veramente una gioia ma anche un piacere avere qui oggi Padre Enzo che presenta questa sua opera molto importante e che scopriremo insieme. Questa è una rassegna che noi abbiamo dato il titolo Janus Liber per ricordare un po' sia le nostre radici di terra di Rignano, terra di Giano, e sia anche quest'anno tra l'altro abbiamo dato anche un tema di pensare liberi, perché ce n'è sempre più bisogno di approfondimento e di libertà anche di pensiero. Quindi concluderemo questa rassegna il 1 giugno con una manifestazione che vedrà nell'intera giornata coinvolta la nostra parte storica del paese, quindi vi invito già da ora a partecipare, perché dalle 10 della mattina fino alle 11 della sera avremo tanti eventi con presentazioni di libri e concluderemo tutta questa rassegna con un concerto nella chiesa di San Vincenzo organizzato dal Lupter e dal coro della scuola di Rignano. Quindi sarà una giornata molto ricca e quindi già da ora vi invito a partecipare. Un ringraziamento ovviamente a tutte le persone che vengono un po' oggi da tutta la nostra diocesi, oltre a quelli di Rignano, e quindi grazie per la vostra presenza, vi invito a partecipare alle nostre iniziative, soprattutto a quella del 1 giugno, e ora lascio la parola appunto a Don Augusto e a Padre Enzo per questo importante approfondimento che oggi abbiamo la possibilità di avere qui a Rignano. Grazie a tutti voi. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera, cantiamo un'antifona e leggiamo un Vangelo. Avete le parole sul retro del libretto. Sorto dai morti, con la morte calpesta la morte, e ai morti nei sepolcri fa dono della vita. Cristo è risorto dai carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Seduti. Il cristianesimo vive proprio questo paradosso. Dio, che nessuno ha mai visto, e il Figlio che ce lo ha rivelato, ce lo ha raccontato, ne ha fatto l'esegesi per noi. Ricordo che questo versetto è un versetto molto caro a fratello Enzo, di un Figlio che ci ha spiegato, ci ha raccontato questo mistero che è Dio. E oggi sono molto, molto contento di potervi presentare fratello Enzo tra noi, perché in qualche maniera per me si conclude una parabola. Ho conosciuto l'esperienza di Bose 30 anni fa e poi sono rimasto molto legato, perché è un posto veramente molto ricco. Le opere di fratello Enzo e degli altri monaci rappresentano per tutta la Chiesa italiana un punto di riferimento, e Bose rappresenta veramente un punto di riferimento. Bose è il luogo dove ci si incontra con il racconto che il Figlio Gesù Cristo ha fatto del Padre. E fratello Enzo, insieme con gli altri, ha fondato questo luogo di bellezza, questo monastero dove ci sono monaci e monache che dedicano la loro vita al Signore nella preghiera, nella vita fraterna, e custodendo nel cuore lo stesso sogno di Gesù, che i cristiani siano uniti perché il mondo creda. Non sono migliori di altri, come dice un testo di fratello Enzo, ma stanno alla scuola della parola e cercano di seguire il Vangelo in maniera radicale. Da qualche anno il monastero di Bose è vicino anche qui a noi, a Civitella San Paolo, il vecchio monastero delle Benedettine. Adesso nello stesso monastero vive anche una comunità di sorelle di Bose. Sono molto vicino, vi invito ad andarlo a trovare, perché è una fonte di pace, di bellezza per tutti quanti noi. Domani fratello Enzo terrà lì un ritiro tutto il giorno. E oggi sono molto contento, dicevo, di avere qui con noi fratello Enzo nel nostro Janus Festival, con l'arte di scegliere. È molto accattivante questo titolo. La vita è un'arte. E questo sta a indicare che il vivere è veramente un capolavoro. Il vivere è un'arte, e nel vivere viviamo questa esperienza molto umana, che è quella di scegliere. E è un'esperienza questa, quella del discernimento, che è un'esperienza veramente decisiva. Più noi scegliamo e più diventiamo umani. Allora lascio a fratello Enzo la presentazione di questo testo e poi ci apriamo al dibattito. Buonasera a tutti voi e un grazie per l'invito che il vostro parroco mi ha rivolto e al quale ho aderito proprio in nome dell'amicizia, ormai un'amicizia fedele e antica, che motivava la mia presenza in questa iniziativa che voi portate avanti, che è certamente un'iniziativa nella quale i libri hanno un posto particolare, ma è un'iniziativa soprattutto che dovrebbe, e credo lo faccia, aiutarvi in una riflessione umana e cristiana.
Il libro che cerco di presentarvi questa sera è il mio ultimo libro, è stato edito l'ottobre scorso e raccoglie certamente una lunga ricerca su questo tema, il tema del discernimento. Io so bene che questo termine per molti di voi risulta oscuro, è una parola caduta nell'oblio che recentemente appare spesso nell'insegnamento di Papa Francesco. E Papa Francesco aveva scelto come tema dell'ultimo sinodo esattamente il discernimento. Poi si è aggiunto il tema dei giovani, i giovani e il discernimento, e quindi si è cercato anche di fare attenzione al processo vocazionale che riguarda soprattutto le nuove generazioni che si affacciano alla vita. Ma certamente il tema del discernimento è un tema a me caro, non è un tema che io inseguo perché sia alla moda della Chiesa, e ve ne dà testimonianza il fatto che ho scritto un libricino sul discernimento nel 1976. Quindi, quando addirittura ero molto giovane, ma ho sentito il bisogno di scrivere un testo su questo tema, e certamente fu significativo che la Federazione degli Esercizi Spirituali Italiani abbia poi lei voluto pubblicarlo, perché come voi sapete negli esercizi spirituali uno dei temi essenziali, oserei dire il metodo per eccellenza, è il discernimento. Papa Francesco torna su questo tema e soprattutto non insiste, ma ha detto che oggi è certamente l'operazione più urgente nella vita della Chiesa. Papa Francesco ne ha parlato già nella sua prima esortazione, che è il programma del pontificato, ma vuole essere un testo di orientamento per tutta la Chiesa. Ne ha parlato nel documento post-sinodale sulla vita della famiglia, Amoris Laetitia, ne ha parlato ancora proprio lo scorso anno con un'altra lettera, la Gaudete et Exultate, che è un invito a vivere con gioia il cristianesimo, ma per fare questo ci vuole il discernimento, sul quale lui si attarda nell'ultima pagina di questa sua esortazione. Innanzitutto, cosa significa discernimento? Non vi affatico con dei percorsi etimologici, ma l'essenziale. Discernere è una parola latina che è costituita da dis e cernere. Cernere significa veder chiaro, distinguere. Dis, che lo precede, dis, cernere, può significare tanto vedere due volte, quindi ripetutamente, vedere in profondità, impegnarsi in questa operazione del scegliere. Ora, come voi potete capire, questa operazione appartiene ad ogni uomo e ad ogni donna nel suo percorso di vita. Impossibile non fare le scelte.
Noi siamo costantemente posti nella vita di fronte a delle scelte e lì c'è il richiamo alla nostra responsabilità di scegliere tra cose diverse. Non abbiamo un destino davanti a noi, non abbiamo neanche qualcosa che ci obbliga, in quel caso saremmo degli alienati, ma ciò che distingue noi umani è proprio questa libertà di fondo, una libertà di poter scegliere soprattutto tra ciò che è bene e ciò che è male. E questa, voi capite, è un'operazione che devono far tutti, credenti, non credenti, cristiani, non cristiani. Là dove qualcuno si affaccia alla vita e cresce, soprattutto già con l'infanzia, deve scegliere, scegliere tra cose diverse. È chiaro che questa operazione è essenziale per vivere con consapevolezza, innanzitutto. Uno deve sapere cosa fa, poi deve assumersi la responsabilità, deve soprattutto con il discernimento affinare la sua coscienza, in modo che sia una coscienza sempre più umanizzata, sempre più capace di distinguere davvero ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è bene e ciò che è male per lui, ciò che è bene e ciò che è male per gli altri, per la società nella quale ogni umano è immerso facendone parte. È chiaro che questa operazione nel cristiano acquista una dimensione ulteriore da quella umana. Diventa un'operazione che noi facciamo col nostro spirito, con la S minuscola, ma alla quale si aggiunge lo spirito con l'S maiuscola, lo Spirito di Dio. C'è San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ha una frase concisa che ce lo dice. Dice, e lo Spirito Santo, con la S maiuscola, viene in nostro aiuto e entra in sinergia con il nostro spirito, con la S minuscola. Il nostro spirito che è fatto di cosa? È fatto di un lavoro intellettuale, ma è fatto di un lavoro emotivo, è fatto di un lavoro di sensibilità. Noi non possiamo separare intelligenza, sensibilità, emozioni, ragione. Tutto dentro di noi a un certo punto si muove, sia per parlare, sia per agire, sia per decidere. E quindi vedete, l'operazione del discernimento è il mettere in moto tutte le facoltà che abbiamo per scegliere bene. Ma nel cristiano può venire in aiuto lo Spirito Santo, il quale agisce in sinergia, attenzione, uso questa parola per dire una forma di collaborazione tra Lui con la sua forza divina e le nostre facoltà, in modo che davvero scegliamo, decidiamo ciò che è bene. Come avviene questo? Nelle nostre profondità, voi lo sapete, tutti noi umani, a differenza degli animali, abbiamo una specie di voce, qualcosa che ci suggerisce ciò che è bene e ciò che è male. Non ci lascia in balia dei nostri impulsi come gli animali che hanno degli istinti, ma noi in realtà, quando operiamo, quando scegliamo, facciamo qualcosa in base a dei principi, in base a una voce che viene dalle nostre profondità, è la voce della coscienza, ma nella voce della coscienza c'è la voce di Dio.
è il luogo più segreto di ogni uomo e di ogni donna, là dove Dio davvero può parlare, là dove Dio può ispirarci. Ed è una voce, quella di Dio, estremamente attenzione, estremamente silenziosa, per cui noi dobbiamo discernere, fare la scelta tra le altre voci, magari più impetuose ma superficiali, che ci vengono dal brusio del mondo, e capire invece all'interno di tante voci qual è la voce di Dio. All'interno della tradizione cristiana il discernimento ha avuto queste definizioni. Ve ne dico una più recente, di un teologo ancora vivo, ma che ha avuto certamente un'autorevolezza grande tra i teologi italiani, Giuseppe Angelini, il quale dice: il discernimento può essere definito come quella qualità dell'animo umano che consente di riconoscere in ogni circostanza quello che è bene fare e consente di scorgere in ogni circostanza che conviene fare qualcosa, che si può e si deve prendere una decisione, che insomma le diverse situazioni in cui via via ci veniamo a trovare ci riguardano, ci interpellano, ci invitano a prendere parte e ci chiedono la responsabilità di decidere e operare. Allora, avete capito che cos'è il discernimento? Non è una cosa straordinaria, è qualcosa che fate voi senza accorgervi ogni giorno. Dal discernimento più semplice: che cosa mi fa bene mangiare per la mia salute? Pensate quante volte fate questo discernimento. Sapete che alcuni cibi vi fanno male, magari vi piacciono, magari, ma provocano in voi la malattia o provocano un disagio fisico, e voi allora scegliete. È un discernimento molto materiale. È il discernimento che operate al mattino quando vi chiedete che come volete impiegare il tempo della giornata, al di là di quelli che sono le acquisizioni di un lavoro, di un impiego al quale siete chiamati perché avete deciso prima di fare eventualmente quel mestiere e di operare con quel lavoro. Ma diventa, attenzione, discernimento molto difficile quando dovete decidere in coscienza ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, quando dovete decidere per la legalità o per l'illegalità, che sono una situazione in cui sovente ci troviamo, quando dobbiamo decidere per l'amore o per l'indifferenza di fronte a un incontro con una persona. Vedete, il discernimento è continuo come operazione dentro di noi. Se io incontro chiunque di voi, a un certo punto in quell'incontro io ho la responsabilità di percepire qual è il bisogno di colui che sta davanti a me. Non posso definirlo prima, non posso vivere di pregiudizi, devo ascoltarlo e soprattutto devo ascoltare la chiamata, la domanda di aiuto che lui mi fa. E se è povero devo decidere qualcosa, e se invece è uno che soffre di solitudine devo decidere di fare un'altra cosa. E se uno decide di operare, si assume tutta la responsabilità dell'operazione. Ora, il discernimento, pensate, è qualcosa che è sempre stato meditato nella Bibbia. La prima pagina
della Bibbia, quando è una pagina, lo sapete, che vuole essere un paradigma, una parabola, non pensate che sia avvenuto un fatto così come una cronaca, non leggetelo in quel modo, ma c'è l'umanità ormai all'interno della natura, rappresentata da un uomo e una donna, quindi nell'alterità con cui noi ci troviamo venendo al mondo. E a un certo punto si presenta davanti la possibilità di, notate qui un testo arcaico, siamo di 4.000 anni fa, con ogni probabilità questo linguaggio, la possibilità di dire sì a una pulsione che dice mangia, mangia quel frutto, e invece una voce interna che dice no, puoi mangiare di tutti gli alberi che il Signore ti ha dato, milioni e milioni nel mondo, di uno no, perché c'è un limite, non fosse altro perché vicino hai l'altro, l'uomo alla donna, la donna all'uomo, e tu non puoi mangiarli tutti perché non riesci, non risulta poi nulla per lui. Ecco l'opzione che noi diciamo fatta di Adamo e di Eva, il discernimento. Hanno scelto, oimè, di mangiare un frutto per essere onnipotenti, per essere quelli che potevano tutto, anziché accettare che nel mondo noi uomini siamo limitati e non tutto appartiene a noi, ma lo dobbiamo eventualmente condividere. Quello che viene chiamato nella tradizione cristiana il primo peccato o peccato originale, che non sta tanto all'origine dell'umanità, ma sta all'origine di ciascuno di noi. Ciascuno di noi in profondità è sempre come Adamo ed Eva in quella posizione. Tu cosa discerni? Cosa vuoi fare? Accetti una cosa che ti porta alla vita, anche se ti chiede una rinuncia, o accetti invece l'altra cosa che tu soddisfi l'appetito, ma in realtà ti porta verso la morte e nega la tua qualità umana? Ecco, il discernimento c'è nella prima pagina nella Bibbia. Potremmo dire che la Bibbia è la storia di discernimenti fatti dai diversi personaggi, tutti. Abramo, Davide, hanno sempre dovuto fare il discernimento, e la Bibbia ci testimonia che alcune volte hanno fatto un buon discernimento, scegliendo il bene, dunque scegliendo la vita. Altre volte hanno scelto invece il male, scegliendo la morte. Nella Bibbia è sintetizzata due vie. Davanti all'uomo ci sono due vie, come dice il Salmo 1. Una via che porta alla morte e una via che porta alla vita. Sta a noi scegliere, e noi per scegliere dobbiamo fare discernimento. Ora, quando noi dobbiamo fare discernimento, comprendiamo queste operazioni. Sintetizzo molto, ma vi dico l'essenziale. La prima è il discernimento del proprio cuore. Questo impegno richiesto a ogni essere umano, fin dalla famosa iscrizione sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi, antica Grecia, conosci te stesso. Ecco il primo impegno del discernimento. Bisogna che noi facciamo l'esercizio di questa conoscenza di noi stessi attraverso la vita interiore, o chiamiamola spirituale, necessaria a ogni persona. Ognuno di noi ha in profondità, lo sapete, ha delle regioni tenebrose, ha certamente il male che si annida, ha delle pulsioni malvagie. Ebbene, noi dobbiamo dentro di noi distinguerle da quelle pulsioni verso il bene,
verso la bontà. Secondo la Bibbia, il centro dell'uomo profondo è il cuore. Attenzione, non tanto l'organo fisico del cuore, ma è un organo ideale nel quale è presente l'intelligenza, la psiche, è presente le emozioni, gli affetti, la sensibilità. Ebbene, questo centro che rende noi uomini diversi dagli animali è presente in noi ed è il primo elemento del discernimento. Saluto il vescovo che è arrivato con grande gioia. È il primo elemento del discernimento. Noi dobbiamo imparare, come ci attesta già addirittura l'Antico Testamento, dobbiamo imparare a esaminare, a scrutare il nostro cuore, per riconoscere quando ci vengono delle ispirazioni, se sono buone o cattive, se ci vengono da Dio o ci vengono dalla potenza del male, quella che la Bibbia poi chiama con diversi nomi, diavolo, divisore, demonio, una forza irresistibile, Satana, colui che sempre accusa. Noi abbiamo nelle nostre profondità queste pulsioni, possono chiamarsi istinti, possono chiamarsi pensieri, possono chiamarsi ispirazioni ad agire, ma non sempre sono buone, e voi lo sapete. Gesù d'altronde ce l'ha detto: dal cuore dell'uomo può uscire il bene, ma dal cuore dell'uomo possono uscire omicidi, possono uscire cattiverie, possono uscire gli egoismi, possono uscire gli adulteri. Tutto esce dal cuore. Allora vedete, il primo luogo del discernimento è il cuore. E in fondo la Chiesa, forse oggi con poca insistenza, ce lo ridice quando ci chiede un certo esercizio che si chiama esame della coscienza. Che, attenzione, non è andare a raccogliere tutti i peccati per nutrire senso di colpa, ma esaminare se nella nostra coscienza c'è l'ispirazione del bene. Sentiamo le voci che vengono da Dio, o se invece noi siamo soggetti alle voci degli idoli o alle voci addirittura malvagie che ammorbano l'aria in cui noi siamo immersi in questa mondanità. Il credente chiede a Dio di esaminare il suo cuore nei Salmi 7 volte. E addirittura il Signore si presenta: io sono colui che discerne il cuore di ciascuno di noi, che Lui conosce. E quindi la prima operazione del discernimento è davvero una conoscenza di noi stessi, capire la nostra fragilità, le nostre debolezze, capire ciò che facilmente ci seduce verso il male. Operazione semplice, non vi sto indicando dei sentieri raffinati della spiritualità, sono innanzitutto sentieri umanissimi, umanissimi, perché la vita diventi davvero un'opera d'arte e diventi una vita buona, bella, beata, per usare i 3 termini con cui sempre i cristiani hanno indicato la verità di una vita cristiana e umana. Cosa richiede questo discernimento? Richiede che ci interroghiamo, richiede che facciamo attenzione, richiede che quando ci vengono suggestioni noi cerchiamo di comprenderle nella loro forza
verso il bene o nella loro forza verso il male, per arrivare a una lotta spirituale in cui noi rifiutiamo il male e in cui acconsentiamo il bene. Questo è ciò di cui c'è molto bisogno come discernimento oggi all'interno, permettetemi di dire, della società. Non ve lo dice soltanto uno come me, che è un monaco e un cristiano, e può darsi che qualcuno pensi che noi siamo fissati sul discernimento perché ne abbiamo sempre parlato e trattato da tutti i padri della Chiesa dopo le sante scritture fino a noi. Ma è significativo che un maestro umano, non cristiano, non credente come Edgar Morin, ormai novantenne, ma grande maître à penser della Francia, proprio recentemente, di fronte all'urgenza, gli hanno chiesto nella nostra società, lui ha detto l'urgenza dovrebbe essere l'esercizio del discernimento umano. La gente pensi di più quello che fa, quello che opera, quello che dice. Perché il nostro mondo ha bisogno di più gente consapevole oltre che preparata. Quindi vedete, è un'operazione assolutamente necessaria. Ciò che è bene e ciò che è male. Certo, in ciò che è bene il cristiano cerca la volontà di Dio. La volontà di Dio non ci è estranea. Non è impossibile da conoscere. E io oso dire non solo ai credenti, ma anche a tutti gli uomini che pur ignorano l'azione di Dio in loro, anche in loro la voce di Dio, la volontà di Dio si manifesta. Si tratta di discernere la volontà di Dio, certamente a partire dall'ascolto della sua parola, a partire dalla lettura che noi possiamo fare delle sante scritture, ma a partire soprattutto dalla nostra vita nella Chiesa, nella quale costantemente la parola del Signore risuona in mille modi e in diverse occasioni, dalla liturgia alla catechesi, alle omelie. Quante volte noi abbiamo la possibilità di discernere ciò che è secondo Dio, ciò che vuole Dio, e sentire che questo non c'è estraneo, ma è una voce nelle nostre profondità. Paolo dice ai cristiani di Efeso: non dimenticate, fratelli, di rinnovare costantemente il discernimento della volontà di Dio, per discernere il bene, ciò che Lui è gradito e ciò che vi può portare alla pienezza. Lo dice più volte in Romani, in Efesì. Vi ho detto che cos'è il discernimento. Il discernimento che parte dal proprio cuore, il discernimento alla volontà di Dio. Adesso vi vorrei dare, se voi avete ancora pazienza, ho già passato i minuti, ma darvi perlomeno come fare discernimento. Se il discernimento è un dono dello Spirito che opera in noi cristiani, vi dicevo che resta vero che ogni persona ha in sé delle facoltà umane che vanno esercitate. Lo Spirito Santo agisce attraverso le nostre qualità intellettuali, non può mai agire senza di esse. Perciò queste vanno riconosciute con docilità, esercitate, affinché il cristiano sia abilitato alla ricezione di questo dono, un dono che va sempre invocato. Una volta nella vita cristiana, certamente era un altro clima,
quando si terminava il catechismo si conoscevano a memoria i 7 doni dello Spirito Santo. La Chiesa li insegnava a memoria in modo che i cristiani si ricordassero che lo Spirito Santo viene a noi con dei doni multiformi e c'erano 7 doni, non li aveva inventati la Chiesa, sono nel profeta Isaia al capitolo 11, là dove si parla che sul Messia lo Spirito Santo è presente con 7 forme di doni. E attenzione, il primo dono è proprio spirito di discernimento. Allora lo Spirito Santo va invocato, bisogna chiedergli questo dono e di conseguenza è molto importante che noi, quando vogliamo esercitarci al discernimento, sappiamo pregare. Chiedere allo Spirito Santo di venire in aiuto alla nostra debolezza, di agire sulle nostre facoltà intellettuali, illuminare ciò che per noi resta oscuro. E allora poi noi possiamo fare delle operazioni umane esercitando i sensi che dobbiamo educare a saper vedere, saper ascoltare, saper odorare, saper toccare, saper gustare, tutte queste facoltà che trovano poi un apice, una sintesi nel cuore che possiamo definire il sesto senso, o meglio ancora il senso dei sensi, come viene chiamato nella tradizione patristica. Un cuore unito, un cuore non diviso, un cuore non indurito, un cuore che accoglie lo Spirito, che sa ascoltare la voce di Dio e di conseguenza aiuta noi all'esercizio dei sensi. Se la prima operazione è questa, la seconda è sentire, riflettere in profondità. Quando noi abbiamo sentito la voce di Dio nel nostro profondo, nella nostra coscienza, quando noi sentiamo le ispirazioni verso il bene, dobbiamo imparare a riflettere. L'esercizio delle facoltà intellettuali illuminate dallo Spirito e dall'ascolto della parola ci dà una capacità di giungere a un senso spirituale, una specie di fiuto. Papa Francesco parla sovente di questo fiuto spirituale dei credenti, dei cristiani, e insiste che questo è in dotazione a tutti i battezzati, a tutto il popolo di Dio. D'altronde i padri, riferendosi alla prima lettera di Giovanni, in cui Giovanni dice: e ora voi che avete ricevuto lo Spirito Santo non avete mica bisogno di maestri qualsiasi, ma l'unzione che avete ricevuto in voi vi illumina, vi dà la possibilità di discernere. È l'unzio magistra, secondo Sant'Agostino, una unzione che è maestra, è l'unzione dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo e nella confermazione. E allora ci dà anche questo senso, questo fiuto per cui noi poco per volta ci alleniamo a comprendere subito ciò che è bene, ciò che è male, ciò che viene da Dio, ciò che viene dal demonio. Ecco che cos'è il discernimento. E infine, certo, il discernimento ci deve portare alla decisione. Noi non dobbiamo restare paralizzati nell'indecisione. E dico questo con forza, oggi lo direi più forte per le nuove generazioni, perché se c'è una specie di malattia che ammorba la nostra cultura contemporanea, è l'incapacità non solo al discernimento, certamente un debole discernimento
non aiuta alla decisione, ma poi non arrivano a decidere mai. La scelta fa paura, perché scelta significa rinuncia di una cosa e accettazione dell'altra. E noi abbiamo soprattutto questa debolezza, questa astenia nelle giovani generazioni che non decidono. Non decidono neanche le storie d'amore, ve ne rendete conto, che le prolungano all'infinito, prolungano le adolescenze restando in casa. Non vogliono arrivare a una decisione e a un'assunzione di soggettività e responsabilità, ma che è molto importante. Oggi prevale la cultura dell'et-et, non quella dell'out-out. Ma noi dobbiamo fare delle scelte, e se non facciamo delle scelte, noi finiamo per non vivere in pienezza. Finiamo in qualche misura per mai fare quel cammino di umanizzazione che ci porta a una pienezza della nostra capacità di vivere nel lavoro. Infine, bisognerebbe parlare dei frutti del discernimento. I frutti del discernimento sono certamente qualcosa che non va preso come troppo schematico. Io ho sempre un po' paura a parlare dei frutti del discernimento, perché una certa ascetica spirituale, ohimè, ancora predicata qua e là, dice: il segno che tu hai scelto bene è che poi tu sia quiete, nella gioia, soddisfatto. Vi dico la verità, da quando lo insegnavano a me a 15 anni i reverendi padri gesuiti, perché fa parte proprio del discernimento ignaziano, io ero diffidente e lo sono ancora, perché non è detto che ci sia la quiete e ci sia la pace. Qualche volta discernere è a caro prezzo. Geremia è un profeta che ha fatto discernimento, ma un profeta che ha mai conosciuto la pace, ha mai conosciuto la quiete. Non possiamo pensare che il discernimento abbia come frutto lo stare bene con noi stessi. Se c'ha come frutto la pace, è la pace dono dello Spirito Santo che scende dall'alto, non il benessere con se stessi, che può essere anche molto psicologico e molto mondano. Allora i frutti quali sono? Io credo che l'unico frutto che si può dire è un rinnovamento nell'amore e nella carità verso Dio e verso i fratelli. Se c'è questo rinnovamento, significa che il cammino del discernimento è buono, è confermato dalla carità, che resta il dono tra i doni, come dice Paolo, il dono tra i doni, il carisma tra i carismi, sul quale dobbiamo misurare l'esito del discernimento. E concludo. Certo, ho scritto questo libro, vi dicevo, non certo per rispettare un'agenda in cui la voce di Papa Francesco ha il suo significato, ma come vi dicevo, avendo scritto un primo saggio sul discernimento nel 1976, vi dico che è sempre stata per me una convinzione molto, molto solida, forte, che senza discernimento non c'è vita cristiana autentica, ma neanche una vita umana che sia davvero umanizzata. Oggi Papa Francesco insiste sul discernimento perché anche i cammini che lui chiede di aprire nella Chiesa si basano tutti sul discernimento. E oserei dire, senza il discernimento diventerebbero addirittura dei cammini pericolosi, accidentati. Quando il Papa continua a chiederci un cammino sinodale, ma il cammino sinodale non significa tanto un evento del sinodo, significa il discernimento applicato costantemente come discernimento personale e discernimento ecclesiale, discernimento da fare della comunità.
E non è un cammino facile, perché tutto al più, lo devo confessare, la Chiesa si è soprattutto interessata nella spiritualità del discernimento personale, del discernimento comunitario. Trovate effettivamente poca riflessione e poca ricerca anche nei padri della Chiesa. Del discernimento ecclesiale comunitario abbiamo certamente all'interno della Chiesa la coscienza, che era un cammino necessario e che si è espresso nei sinodi, nei concili, ma certamente perché tutto il popolo cristiano diventi sinodale, come Papa Francesco indica, occorre che questo discernimento diventi davvero una pratica più attestata, oserei dire quotidiana, una pratica che misurerà la maturità dei cristiani, soprattutto dei laici, dei fedeli, e mostrerà anche come una comunità sa effettivamente vivere il cristianesimo in mezzo alla compagnia degli uomini e nella storia. E grazie di questo ascolto. È sempre molto interessante ascoltare Fratello Enzo, ma abbiamo voluto apposta che ci sia uno spazio per le domande, quindi alzate la mano e vi portiamo il microfono. Come dicevano i radioamatori una volta, il suo messaggio è stato forte e chiaro, meraviglioso, e io la ringrazio. Io desidero rivolgere due domande. Quando ha fondato la comunità di Bose, lei era giovane, era molto giovane, non aveva la sapienza come c'è oggi. Deve essere stato effettuato un discernimento, credo, ritengo, e deve essere stato un discernimento sofferto da parte sua. Lei era giovane, era molto giovane. La seconda domanda, in questa ventata di paganesimo che stiamo vivendo oggi, qual è il suo pensiero? La ringrazio per le sue risposte. Come volete voi, si scusa. Ma io devo dire che sul discernimento con improbabilità è per quello che giovanissimo ho scritto un saggio sul discernimento, è stato il secondo, il primo era sulla Lectio Divina, pregare la parola del 71 e questo del 76. Devo dire che ero stato abituato da due esperienze. La prima è che ho avuto durante la mia infanzia e la mia adolescenza il grande dono di avere dei padri spirituali straordinari. Aver incontrato questi padri spirituali, io poi che provenivo da una famiglia in cui mio padre non era credente e non era neanche cristiano, indubbiamente mi ha aiutato nella fede, ma mi ha aiutato anche nella mia vita verso le mie scelte. E poi, certo, per quel che riguarda la fondazione della comunità, sono stato aiutato nel discernimento da tanti incontri straordinari che ho fatto con personalità davvero di cui oggi la Chiesa riconosce la santità. Immaginatevi quando io nel 67, che ero un ragazzino, ma ho conosciuto e sono stato, per così dire, in amicizia col patriarca ecumenico di Costantinopoli Atenagoras, che proprio l'altro giorno il Papa in un discorso ai preti romani ha detto
lo vorrei invocare come santo. Non potrà essere perché è ortodosso, non è cattolico e non sta a noi fare i santi, ma verrà avuto lui come vicino, e poi molto vicino il cardinal Michele Pellegrino, al quale io devo veramente poi tutto, perché se la comunità c'è è grazie a lui, e l'aver sempre avuto il suo consiglio, aver fatto discernimento con lui anche di fronte a molte proposte. Vi devo dire una proposta che ho avuto nel 68, il priore di Tesè mi ha chiesto di andare a Tesè e aprire il ramo cattolico perché erano tutti protestanti. Tornato a casa ho fatto discernimento col cardinal Pellegrino, il quale mi disse: no, resta dove sei, a Bose, sei lì, se il Signore vorrà ci sarà un giorno qualcuno, io ero solo, ma non muoverti. Un'altra proposta che poteva essere sempre in quella linea è che suor, forse questo la conoscete meno, suor Maria, la fondatrice delle monache di Betlehem, che sono anche in Italia vicino a Gubbio, mi chiese se andavo a fondare con lei il ramo. Lei fondava, in quel momento si chiamavano Domenicane Blu, non si chiamavano ancora Sœur di Betlehem, se andavo a fondare il ramo maschile. Non sono andato, dopo di me invece è andato un prete di Torino che poi non ha seguito, padre Cesare Faletto, ma era il secondo chiamato dopo di me da lei. Quindi ho dovuto fare delle scelte. E devo dire, più che far scelte, a consentire alla realtà. La realtà mi aveva posto a Bose, c'era niente, ma non dovevo sognare delle cose straordinarie che mi venivano offerte. E i miei padri spirituali mi hanno sempre detto: guarda che la vera vicenda cristiana è a consentire alla realtà e dire sì a quello che c'è. Non fare delle avventure semplicemente ideali, ma che poi sono delle avventure che restano tali. Quindi io devo dire che non ho neanche fatto tantissime scelte nella vita. Molti pensano, vedendo a Bose, o ha detto di sì. Le do degli esempi. Quando nel 68, dopo 3 anni che ero solo, a un certo punto si presenta una ragazza e dice: voglio venire a vivere anch'io la vita monastica con voi. Che faccio? Quell'anno arrivavano i primi altri due. Saremmo stati 3 uomini e una donna. Poi non era nel mio progetto. Andato dal cardinale Pellegrino, ho detto: no, tu di sì, però non farla iniziare solo, cerca, aspetta che arrivi qualcun altro. Non arrivava, sono andato a chiedere a una comunità monastica di mandare una monaca, l'ha mandata per 3 anni in modo che non fosse sola ed è iniziato, ma non era il progetto dire comunità di donne e di uomini. Un giorno si presenta un pastore protestante svizzero. Che faccio? Di nuovo vado dal mio padre spirituale. Che devo fare? Mi dice: se te l'ha mandato Dio, perché di no, non è mica male, anche se protestante può vivere con te, l'ecumenismo è questo. E ho detto sì ed è ancora là. Vedete, io credo che bisogna avere questa attitudine innanzitutto di docilità verso qualchedun altro che solleva dei dubbi. Il padre spirituale non è uno che dirige, non è uno che comanda, ma è uno che di fronte a colui che si rivolge fa ulteriori domande, mette sospetti e chiede semplicemente di acconsentire alla volontà di Dio. Io non ho fatto granché, ma non lo dico per umiltà, perché se fossi umile sarebbe una gran cosa, ma non lo sono ancora, ormai vecchio e me ne vado senza esserlo. Ma si tratta davvero di far discernimento accogliendo più che facendo delle azioni da protagonista. Leggendo il libro, soprattutto nell'ultima parte,
Lei parla di figure che possono accendere questo spirito di discernimento. I cosiddetti cristiani generativi, che generano domande. Se ci può fare un ritratto di questi cristiani, come li possiamo, tra virgolette, vedere, questi cristiani generativi? Se ho capito bene, lei si riferisce soprattutto a una domanda che mi faccio sovente: come avere significato oggi noi cristiani per il mondo, per gli altri? E non è facile rispondere a questa domanda, anche perché noi siamo in una situazione inedita in tutta la storia della Chiesa. Noi siamo stati sempre nella vita della Chiesa abituati alla contrapposizione, soprattutto gli ultimi secoli. La Chiesa nella modernità, quando la società si rendeva sempre più lontana ed estranea, ha avuto paura, si è asserragliata in una cittadella, è diventata molto intransigente e ha pensato che quelli che fossero fuori della Chiesa erano quelli contro, e ha scatenato sempre battaglie. Ne siamo ancora testimoni tutti noi, la vostra generazione sa cosa la Chiesa è stata battagliera nel dopoguerra contro le ideologie e contro l'ateismo che si affacciava. Per cui noi siamo abituati a qualcosa che oggi non c'è più, perché l'inquilino che ci ha sorpreso non è più chi è contro la Chiesa, non è più chi è ateo, ma sono gli indifferenti. Permettetemi di dirvi una delle cose che mi interroga tantissimo: gli atei sono morti con cure palliative, con una dolce morte, nessuno se ne è accorto. Inutile che voi andate in giro a cercare degli atei, più nessuno oggi si definisce ateo, più nessuno. Oserei dirvi che quelli con cui fino a 10 anni fa ero chiamato a fare dibattiti, io come voce cristiana, loro come atei, non vi faccio i nomi ma li conoscete tutti, i grandi filosofi, miei amici che abbiamo fatto tanta coppia, oggi vi dicono: no, ateo non si applica, non, neanche non credente. Certo, non possiamo dire che Dio c'è, ma non possiamo neanche dire che Dio non ci sia. E comunque Gesù Cristo ci interessa, anche se Dio non ci interessa nulla. E questa è la posizione, attenzione, oserei dire, di persone con una certa capacità culturale e intellettuale. Ma a livello generale la situazione invece è l'indifferenza. Il vero problema è che la gente oggi e le nuove generazioni, se voi andate a pigliare i ventenni, 25, 30 anni, 35 soprattutto, sono indifferenti alla religione, sono indifferenti a Dio, sono indifferenti alla Chiesa, non sentono più nulla e vi dicono che vivono benissimo senza Dio. Inutile andare a dire si vive male, vi dicono no, stiamo benissimo senza Dio. E questa è la situazione nuova che ci ha colto, che ci spaventa e nella quale noi dobbiamo davvero interrogarci. Ora la mia posizione è questa: visto che l'orizzonte è dell'indifferenza,
l'unica possibilità di scuoterlo è mostrare la differenza cristiana. Se invece noi in realtà viviamo esattamente come loro e abbiamo solo in più semplicemente il fatto di confessare verbalmente che crediamo in Dio, che siamo cristiani, non succede nulla per loro. Sovente io vedo che questa gente di fronte a me dice: perché gli altri, voi cristiani, vivete differente da noi? L'unica differenza è che andate in chiesa la domenica. Ma vale la pena andare in chiesa la domenica in più? Ma per tutto il resto cosa fate differente da noi? Noi oggi, noi cristiani, rischiamo di essere il sale che ha perso il sapore. Noi ci troviamo ad essere delle minoranze, ma questo per me non è il problema, se la minoranza resta significativa. Ma se la minoranza dice più niente a nessuno, allora davvero la condizione del cristianesimo diventa precaria. Allora, cristiani, che se volete uso la parola apposta, che intrigano gli uomini di oggi e le donne di oggi, ma in senso vero, devono mostrare una differenza cristiana, qualcosa del Vangelo che vivono. Vi do tre esempi, potrei, su questo faccio riflessioni costantemente, direi che il tema per il quale sono chiamato più a riflettere a voce alta. A livello di fede, alla gente importa poco che noi parliamo di Dio, soprattutto in una società multireligiosa e multiculturale come la nostra, dove parlano di Dio anche i musulmani e anche tanti altri appartenenti ad altre religioni che vengono tra di noi e che sono sempre più una presenza massiccia, non più tanto minoritaria. Noi dobbiamo imparare di nuovo a mettere al centro Gesù Cristo. Se non mettiamo al centro Gesù Cristo, noi abbiamo una via religiosa che va in concorrenza, soprattutto con gli altri monoteismi, ma non dice nulla ai giovani. So di essere brutale a dirvi queste cose, ma guardate che i giovani, se voi gli dite Dio, la maggioranza vi dice: e chi è? E molti dicono: no, Dio c'entra con l'integralismo, il fondamentalismo, la violenza, il terrorismo, Dio ha fatto fare tante guerre come le religioni, non ne voglio sentire. Ma se voi gli parlate di Gesù Cristo e del Vangelo, questo li intriga ancora i giovani, anche i ventenni. D'altronde oserei dire: meno male, si sta avverando quel che Gesù aveva detto e che non sempre abbiamo capito. Ma Gesù l'ha detto: nessuno può andare a Dio se non attraverso di me. E noi invece abbiamo sempre cercato di andare prima a Dio e eventualmente a Gesù Cristo. No, è attraverso Gesù Cristo. Quindi il primo punto è che la gente conosca Gesù, conosca i Vangeli, impari chi è. Dio è un'immagine ambigua, tutti hanno un Dio. E permettetemi di dire con molta schiettezza, quando diciamo la parola Dio, dietro a Dio che immagine c'è? Che immagine c'è? Io sono un uomo che ama il dialogo interreligioso, l'ecumenismo, credo che lo sappiate, però attenzione, quando si fa questo mescolame in cui si mette intanto crediamo tutti in Dio, calma, io non sono sicuro che il mio Dio sia il Dio di un'altra religione quando c'è la violenza, quando c'è... No, non è il mio Dio, se è un bel da dire abbiamo lo stesso Dio, non è vero, perché dire Dio è come dire Zeus, è come dire Deus in latino, ma quando poi il Dio è il Dio di Gesù Cristo, come diceva all'inizio il vostro parroco, per me è talmente cara quella frase che ho chiesto il testamento sia scritta sulla croce della mia tomba. Exegesato. Gesù ci ha narrato Dio. Il nostro Dio è il Dio di Gesù, prima cosa. Seconda cosa, a livello di speranza.
Sappiamo dire che la nostra speranza è davvero la risurrezione? Io ormai sento troppi cattolici che dicono, sì, l'aldilà, sì, l'energia sopravviverà, chissà come, nelle piante, nel cosmo. Ma, scusate tanto, ma che mi importa a me di sopravvivere in una pianta, in un cosmo? Anche il concime sopravvive. O di là risorge la mia identità, con la mia storia. Ed è davvero in quel senso che la Chiesa parla di resurrezione della carne nel credo, che non significa che risorgeremo mica con questo corpo che magari di qui è goffo e non è stato neanche bello, ma significa che tutta l'intierezza della mia storia, della mia vita, ciò che ho anche vissuto nel corpo, avrà la vita eterna, sarà in Dio. E invece i cristiani non credono più alla resurrezione. Qualcosa sopravviverà. Recentemente l'ho perfino sentita dire da una specie di omelia da un prete alla televisione. Quindi siamo a dei livelli su questo in cui la differenza cristiana è una differenza di speranza. Tutti sperano che la memoria sopravviva. E se volete, allora basta fare un monumento a tutti, invece di impegnare il denaro in altro, ognuno impegni che ci sia un monumento, la memoria resta. Ma non è questione, è la resurrezione di Cristo che porta alla resurrezione delle nostre vite. Questo è il cristianesimo, questa è la speranza. E la nostra carità deve essere la carità, come ci ha chiesto Gesù, gratuita, gratuita, senza pretendere la reciprocità, senza pretendere meriti, fino allo sconosciuto, fino al nemico. Questa è la carità solo cristiana. Se ci sono queste tre cose cristiane, c'è la differenza cristiana. E io credo che qualcosa si possa percepire, intrighiamo. Se non facciamo quello, ma ci sono tante vie religiose e la gente dirà, ma come ci sono i buddisti, ci sono i cristiani, ma in realtà non tocchiamo nulla e non diamo nessun messaggio. Avrei anche una domanda, oltre che quando sono venuto qua ho fatto una scelta, giustamente, perché nello stesso momento a Caprarola, dove vivo, c'era un altro convegno di una personalità laica importante a Palazzo Farnese che volevo andare, però ho scelto di venire qua. Intanto è bellissimo l'arte di scegliere, perché poteva essere lo scegliere, l'arte di scegliere è intrigante parecchio. E la domanda è, secondo lei il cristiano deve fare delle scelte che poi gli cambiano la vita e cambiano la vita anche ai fratelli cristiani e non, cioè impegnarsi concretamente per cambiare la vita? Faccio un esempio, il volontariato. Grazie. Ma certamente quello che lei dice fa parte, oserei dire, del nucleo centrale del cristianesimo. Cristiani non si nasce, cristiani si diventa attraverso una conversione, un cambiamento di mentalità, un cambiamento del comportamento. Quindi è chiaro che le nostre scelte sono anche scelte che si pagano. Una delle cose di cui siamo testimoni, credo tutti, pensate quanti cristiani nel mondo a causa del loro comportamento cristiano oggi sono uccisi e sono martiri. La Chiesa ha mai avuto tanti martiri come oggi, neanche nell'Impero Romano, lo sapete, manco nell'Impero Romano. Noi abbiamo ormai popolazioni che vengono uccise come cristiani, proprio per la loro differenza cristiana. E sovente io mi dico, ma se questi nostri fratelli, queste nostre sorelle hanno la capacità di pagare con la vita, noi qui cosa facciamo per mostrarci cristiani? Abbiamo una vita appiattita sovente, esattamente come quella degli altri. Non abbiamo la forza
di indignarci per la presenza dei poveri. E voi vedete, permettetemi di fare questo esempio molto semplice, voi che siete qui, perché adesso c'è ostilità verso Papa Francesco? Ma diciamo la verità, perché c'è ostilità? È iniziato un pontificato, erano tutti a favore. Lo sapete che adesso c'è una fetta di cattolici che non lo sopporta più. E perché non lo sopporta più? Perché cosa? Ha forse cambiato la dottrina? No. È un conservatore, state tranquilli. È un ottantenne, non può che essere un conservatore. Non ha nulla di aperto in dottrina. Semplicemente mette davanti la realtà del povero, di fronte a tutti, dell'immigrato e del peccatore. Per i peccatori chiede misericordia e la comunità cristiana non è disposta a farla, ha paura, dice così è troppo. Per i poveri dice ma andiamo ad agio, e per gli immigranti la paura che abbiamo fa sì di dire il Papa esagera. E ci sono ormai zone d'Italia, ve lo dico soprattutto al nord, che erano le più cattoliche, che adesso gli sono le più ostili. Le più ostili. Ma semplicemente perché? Perché fa la differenza nel Vangelo. Allora, chiunque di noi sa che se davvero incarna il Vangelo la paga. La paga. Perché quando uno incarna e vive il Vangelo c'è uno sconvolgimento delle potenze mondane che si ribellano di fronte all'apparizione del Vangelo. E questo è quello che succede purtroppo, per cui però certi mutamenti dobbiamo farli per mostrarci cristiani. Nulla di eroico, nulla di... ma quel minimo che il Vangelo ci chiede e sul quale giochiamo, attenzione, la nostra salvezza, perché poi le cose che vi sto dicendo, ricordatevi Matteo 25, Gesù dice venite benedetti, perché? Mica per i peccati contro la carne, riflettete bene su quella pagina, imparate bene, non trovate peccati contro la carne, perché il Signore conosce la nostra debolezza e i peccati contro la carne ci chiede di ripararli e perdonare. Ma i peccati che ci mandano all'inferno, secondo quella pagina, e avevo fame, non mi avete dato da mangiare, ero malato e non mi siete venuti a trovare, ero in carcere e avete detto se l'è meritato e non siete mica venuti a trovarmi, ero migrante e non mi avete dato alloggio. Andate maledetti nel fuoco eterno perché non avete fatto queste cose. Il cristiano fa queste cose, se le omette non è più cristiano. Dobbiamo stare attenti, sono le parole di Gesù, non sono degli avvertimenti strani. Lì si gioca la nostra salvezza ogni giorno, ogni giorno. Ma che sono le cose semplici, quotidiane, che ognuno di noi può fare proporzionalmente ai mezzi e alle possibilità che ha. Non si chiede nulla di eroico, nulla di eroico. Però mostrare che il cristiano le fa rispetto a chi non è cristiano e resta chiuso nel suo egoismo. È semplice, il cristianesimo è semplice e noi non saremo mai all'altezza di realizzarlo totalmente, però queste piccole cose possiamo realizzarle tutti, possiamo realizzarle tutti. Andare a trovare chi è malato e chi è abbandonato e solo. Andare, certo, se si ha le possibilità, non è poi così facile, andare a trovare uno in carcere, ma quando uno ha le possibilità e sa che eventualmente gli danno il permesso, a uno come me lo danno, se io non andassi a trovare i carcerati e a parlare con loro non mi sentirei a posto. Capisco che un altro, magari di voi, va a dire voglio trovare i carcerati, sapete ci sono pratiche da fare, ci vuole il nulla osta, ma ci vogliono dei gesti per dire non siete perduti. E a un migrante dargli qualcosa,
non disprezzarlo, ma la maggior parte dei cristiani ormai disprezza i migranti, c'è davvero una forma di razzismo verso di loro. E io sono di quelli che comprende la paura che si può avere di loro, perché sento la gente, non è che sento gli slogan, e la gente, i vecchi mi dicono: ma qui nel quartiere ormai sono tutti di loro, io ho paura. Però attenzione, ci vogliono dei passi. Adesso, per rendervi tranquillo, per sollevarvi un po', vi conto un episodio bellissimo. C'è ancora. A Torino una signora che da 30 anni, forse anche 40, la mia età, se dicono 30 anni, ma poi andrebbero raddoppiati, lo sanno i più vecchi che non abbiamo buona memoria, la quale dove sa che io vado a far conferenze arriva. Mi ama molto, ascolta tutte le conferenze, ogni tanto mi scrive, e lo scorso anno mi correva dietro la conferenza: padre Bianchi, ma si rende conto, ha ragione lei, ma io ho paura, vede qui questa chiesa, presto sarà una moschea, stanno arrivando, è finita per noi, è finita, padre Bianchi, lei non parli così bene degli immigrati, per la carità, abbiamo paura. Passa un po' di tempo, il figlio che non mi conosce, che ho mai visto, mi dice: sa, mia madre mi supplica se può pregare per lei, perché in ospedale ormai da un mese sta molto male. Dico sì, gli dico a sua mamma che prego, dov'è? È a Torino, all'ospedale Don Bosco. Guardi, la vado una volta a trovare venendo a Torino. E allora, una volta andando a Torino, vado a trovarla. È in corsia, arrivo, c'è lei, ci sono altri tre letti in questa stanza, e parliamo un pochettino, poi alzando gli occhi vedo che c'era chiaramente una turca, una donna turca nel letto vicino, e poi, non ve lo so dire, ma un'araba, se era palestinese o siriana, non lo so. E lei parla, e a un certo punto mi dice: sa, padre Bianchi, guardi, mi hanno offerto questi frittini che loro fanno, ne vuole uno, sono tanto buoni, sa, sono tanto buoni, e queste signore sono tanto buone, io le ho conosciute, adesso sono tanto buone. Gli ho detto nulla, io le ho detto: signora, ci andava a stare in corsia insieme per capire che non sono semplicemente gente di cui aver paura, ma che sono tanto buone. E poi l'ho vista, mi ha detto: ah, non dirò più d'ora innanzi, padre Bianchi, mi raccomando, guardi che le chiese diventino moschee, perché sono proprio come noi, sono proprio come noi. Allora impariamo da piccole cose quotidiane una grammatica della fraternità, come ci chiede il Papa. Questo è il cristianesimo. La fraternità è un'invenzione cristiana, è un'invenzione del Vangelo. Basta che viviamo questi, secondo me, che saremo magari minoranze, ma significative. Se non impariamo la fraternità, noi diremo nulla a nessuno. E il cristianesimo nell'Occidente si spegnerà come si è spento in tanti paesi in cui c'erano chiese intiere e i grandi padri della Chiesa. Pensate un tempo cos'era la Turchia come terra di cristianità, o la Tunisia con Sant'Agostino e gli altri padri. E adesso i cristiani si contano neanche sulle dita della mano là dove ci sono. Sta a noi, e credo che il Signore non ci chieda cose straordinarie, ma segni che è possibile il Vangelo e che il suo messaggio può dare ancora un contributo alla fiducia, alla speranza e alla carità.
Io avevo preparato una domanda, avendo letto il libro, però ho la sensazione che lei mi abbia già risposto, quindi volevo solo fare un'osservazione. A me ha colpito moltissimo le parti del libro in cui lei cita il Vangelo e dice che i poveri sono la carne della Chiesa. L'ho trovata una frase fortissima che dice veramente una cosa importante. E mi chiede, e le volevo proporre questa riflessione. Di recente il cardinale del Papa, il lemosiniere, ha agito in modo che, se vogliamo, in senso stretto era rischioso per lui, ed ha, scendendo nel Tobino, ha restituito la luce, l'elettricità a una casa in cui vivevano 300-400 persone indigenti, povere, probabilmente migranti, e che avevano, illegalmente, anche perché la casa era occupata. Ecco, io ho la sensazione che quello sia un esempio grandissimo di discernimento, nel senso che c'è stata un'azione che non ha applicato le regole in modo pedissequo o pratico, ma è intervenuta dove pensava di dover intervenire per fare del bene, per il bene di persone che non avevano nessuno che li difendeva. Quindi volevo chiederle se capisco bene, se è così, oppure se... Sì, ha detto se quello che ha fatto è accennato. No, forse non è così. Sì, un'opera di discernimento. Grazie. Certamente il Papa fa un grido a favore dei poveri, a favore dei migranti, a favore degli zingari, molto forte, perché è consapevole che qua e là davvero ci sono focolai di razzismo, questo va detto, è la realtà, ormai ci sono attestati. Io oso dirvi che la mia opinione è anche che dobbiamo cominciare a temere per la qualità democratica della nostra vita, perché in Europa ci sono molti segni di deterioramento e veramente di abbruttimento. Si costruiscono muri, si fanno recinti. Io penso quanto è esultato quando è caduto il muro di Berlino, adesso magari andiamo addirittura a vedere il muro e osannare. Non possiamo farlo in Italia perché l'Italia ha il mare tutto attorno, ma state tranquilli che queste persone farebbero anche muri in Italia, solo che sull'acqua non si possono costruire mura. Quindi è chiaro che poi questo grido del Papa venga interpretato in modo anche molto diverso. L'azione che ha compiuto questo cardinale, peraltro mio amico, lo conosco da 30 anni, da quando era un semplice cerimoniere del Papa e ho lavorato anche con lui, è un'azione certamente che, se voi volete, scuote, interroga. Io mi permetto di dire, spero che voi mi campiate, che non deve essere vista come un'azione esemplare che tutti noi dobbiamo fare il giorno dopo. È veramente l'assunzione della propria coscienza che uno può fare, ma il discernimento, vedete, a questo primo livello personale, che certamente può dare degli esiti molto differenti. Vi faccio un esempio, che per la mia generazione, per la mia storia di fede, ha avuto un fortissimo significato. C'è il nazismo in Germania. A un certo punto un gruppo di intellettuali pensa che sia bene, visto che non ci sono altre vie, di fare un attentato a Hitler. Uno di questi intellettuali che aderisce è un pastore luterano, Dietrich Bonhoeffer, una persona straordinaria a livello teologico, un vero visionario, uno che ci ha lasciato dei libri di spiritualità che sono i più letti. E a un certo punto decide di partecipare a questo piano, viene arrestato dalla Gestapo,
finisce in un campo di sterminio e viene ucciso il 7 aprile del 44. È un martire. Certamente noi ci dobbiamo chiedere, l'attentato significava eliminare Hitler, anche se non era lui a compierlo, ma certamente non si poteva mica uccidere Hitler come si uccide uno qualunque, quindi c'erano apparati intieri. Ha fatto bene? Ha fatto male? Lui dice: è stata la mia coscienza. E io credo che dobbiamo credere e percepire. Questo non vuol significare che un altro, nella stessa condizione, in nome di una non violenza, non accetta assolutamente di passare attraverso un piano per l'eliminazione, peraltro, di un omicida, dittatore, assassino come era Hitler. Quelli sono quei casi che avvengono nella storia e che chiedono davvero, sono i momenti di discernimento terribili. Che fare? Che fare? Non è molto semplice. Allora è chiaro che qualcuno può fare un gesto come ha fatto il cardinale Corrado, e certamente la sua coscienza gliel'ha dettato, è significativo, uno come me non ha né applaudito e non ha neanche per questo condannato. Quando lo vedrò potrò dirgli qualcosa personalmente, ma queste cose non devono diventare degli elementi esemplari o per lo schieramento. Certamente sono gesti dirompenti, molto forti. Poi voi sapete, c'è stato l'intervento, la meditazione, ma comunque non è facile. Questa gente come occupava sta casa, perché, che diritti reali avevano, se c'erano altri mezzi per farli? Si poteva passare attraverso una protesta alle autorità pubbliche dicendo: ci sono bambini lì e donne che sono in condizione tale, fate qualcosa? Certo, è un gesto eclatante. Vi ripeto, io credo che lì dobbiamo avere il discernimento di dire: una sua scelta personale. Certo, fatto da un cardinale può sembrare esemplare, non lo è, non dobbiamo pigliarla come tale, non è che siamo invitati a fare la stessa cosa. Il discernimento ci dice però, ognuno con le sue facoltà, se si trova veramente coinvolto in quelle cose, abbia il coraggio di intervenire. La scelta dei mezzi, l'ultima a rispondere la propria coscienza. Non ci sono leggi esterne, non è così facile. Non so se le ho risposto. Vorrei ritornare un attimino al discernimento di cui ha parlato lei, sulla difficoltà che hanno i giovani a decidere della propria vita, sia nella scelta del sacramento del matrimonio o una scelta vocazionale. E vediamo che c'è questa difficoltà anche tra i giovani che seguono un cammino di fede. Quindi come possiamo aiutarli ad uscire fuori da questo stato? Grazie. Essendo una malattia sociale, certamente non è facile oggi offrire un'alternativa, perché è la cultura che ammorba, che non fa fare le scelte, non fa fare le rinunce. Allora, un'esperienza tipica della vita religiosa, e glielo dico perché lei è una religiosa, è che molte persone si accostano, ad esempio, a comunità religiose, a monasteri, ma poi non entrano, non decidono mai di entrare, non hanno il coraggio della scelta, preferiscono rimandare. Però guardi che questo avviene anche per le scelte delle storie d'amore matrimoniali. Ormai nel nord Italia, a Torino, vi do la percentuale, ci sono più coppie che convivono che coppie che si sposano, o religiosamente o civilmente. Convivono,
non vogliono sposarsi, aspettano. Allora anche questo, certamente per chi ha una concezione cristiana del matrimonio, questa è una contraddizione, ma anche per chi vorrebbe che la società dia rilievo a una storia d'amore e che di fronte alla società ci sia questo impegno, il convivere semplicemente può suscitare dei problemi. Però noi oggi non è che possiamo ai giovani di colpo forzarli al matrimonio civile o religioso. Noi viviamo una situazione in cui, mancando una fiducia reciproca, per questo che vi dicevo l'importanza della fraternità, della grammatica umana iniziale, perché se io non ho fiducia nell'altro, ma come posso fare una storia d'amore con l'altro fino a celebrarla in un matrimonio civile o religioso? Io che ascolto molti giovani mi dicono: ma io ho paura, ce la farò tutta la vita poi a essere fedele? Ce la farò poi a essere padre per dei figli? Tutto questo, vedete, è mancanza di speranza nella vita, nel futuro, e di fiducia negli altri. Anche molti che non fanno figli, non è vero che è solo egoismo perché vogliono star bene o eventualmente pensano solo alla propria carriera, ma sovente è questo. Ma in un domani, i figli, il domani è così precario, è così oscuro, quindi dobbiamo andare alla radice per aiutarli proprio a questa grammatica della fiducia reciproca, della speranza nella vita, della fiducia degli altri. E tutto questo è possibile là dove c'è un cemento di fraternità. Se la società è così sfilacciata come oggi, diciamo la verità, se l'ideale, lo dicono i sociologi, è l'homo absolutus, l'uomo absoluto, senza vincoli, senza legami. E perché mi devo dare dei legami? E perché mi devo dare dei legami? Pensi solo alla fuga che c'è delle donne dalla vita religiosa. Una vera e propria fuga. Ci sono più vocazioni degli uomini alla vita religiosa che delle donne, lei lo sa. E le nostre comunità religiose sono tutte con un futuro precario. Ma se voi chiedete a una giovane anche cattolica e brava, lei scegliere la vita religiosa gli fa problema, sceglie dei legami, sceglie una superiora, sceglie un'obbedienza, sceglie delle regole, sceglie della rinuncia. E oggi, nella misura in cui il bene si può fare in tante forme, più nessuno sente il bisogno di farsi suora per fare il bene nella società. E il richiamo di una vita totalmente dedicata viene a mancare, è debole. Per cui non è facile, non è facile. E soprattutto sul tema della vocazione io vedo che i giovani fanno fatica. Abbiamo sempre più questo tipo di giovane, permettetemi di dire, ve lo descrivo perché lo conosco bene, che vanno nelle comunità, fanno esperienze, vanno a Tese, vanno alle giornate del Papa, pellegrini del religioso qua e là, non decidono nulla, non decidono nulla, posticipano ogni scelta il più possibile. E allora voi vedete, in quel senso il terreno, il grembo, anche ecclesiale, è sterile. Noi oggi, verso la fine del libro, io l'accenno perché discernimento poi anche vocazione, ma noi dobbiamo avere il coraggio di dire alle nostre comunità cristiane che il loro grembo è sterile. Io non so voi bene qui, credo che siete più fortunati di noi, ma noi nel nord, in Piemonte, non abbiamo più vocazioni al sacerdozio, non ci sono più preti,
tutto il Piemonte sono 17 diocesi, non arriviamo a 25 seminaristi. Le diocesi da 10 anni non ordinano nessuno. È inutile che ci sogniamo, ma allora i viri probati diamo l'ordine a persone sposate, può darsi. Ma il problema è la comunità cristiana, un grembo sterile, li vuole i pastori sì o no? Li vuole sì o no? O non li vuole? Se poi oggi, come almeno da noi, non so qui da voi, voi siete più bravi, ma se uno dice in casa che vuol diventare prete, i genitori lo sentono come una disgrazia, e allora? Io mi rincresce tanto, ma direi alla comunità cristiana, state senza preti, come ha fatto un prete di Venezia che ha attaccato il cartello, da domenica prossima non c'è più messa domenicale, intanto è inutile perché questa comunità non vengono neanche a messa, e ha chiuso con il cartello diocesi di Venezia. Di nuovo gesto non esemplare, fa parte dei discernimenti che dicevo prima, però se la comunità è così sterile che non voglio un pastore che non sappia dare un prete, ma si prenda la responsabilità. E oggi è così, perché se vengono a mancare le suore fa nulla, cioè rincresce, gliel'assicuro, ma senza suore la chiesa va avanti. I primi secoli non c'erano le suore, ma senza pastori il gregge è disperso. La chiesa può fare senza di noi monaci, senza voi suore, ma senza pastori il gregge si disperde e la comunità diventa precaria. Però su questo o c'è davvero un cambiamento del grembo della comunità cristiana, ma se continua a essere sterile così diventa davvero precario il vostro futuro. L'ultima, tanto invito il vescovo a venire su per un saluto finale. Buonasera Bianchi. Senta, lei prima ha parlato di Gesù Cristo, di cuore, proprio nel discernimento. Non so se questa sia proprio una domanda, ma volevo sapere quanto lo scandalo della misericordia di Gesù Cristo possa, quanto lo scandalo della misericordia di Gesù Cristo possa trovare spazio nel discernimento, non soltanto del cuore ma anche intellettuale. E se questa forma di discernimento può divenire a sua volta ulteriore forma di scandalo per l'essere umano. Ma lei lo sa che una delle grosse contestazioni che il Papa ha è proprio su questo tema. Sintetizzo, il Papa ha cambiato nulla della dottrina del matrimonio. Nulla, nulla. È fedele alla tradizione in tutto. Ma semplicemente ha aperto la possibilità in certe condizioni, con un cammino penitenziale, esaudite tutte le situazioni di giustizia, quando c'è davvero un impegno nella comunità cristiana, che eventualmente due persone che hanno contraddetto il matrimonio celebrato nel sacramento possano eventualmente, ripeto, lungo cammino penitenziale, appartenenza e vita nella comunità, serietà nell'amore che vivono, avendo soddisfatto tutte le esigenze di giustizia verso figli o coniugi del primo matrimonio, possono in certi casi arrivare all'ammissione ai sacramenti. Però questo chiede il Papa, discernimento di questi implicati e discernimento almeno di un prete o del vescovo che li accompagna. Questa è una grande sfida sul discernimento che bisognerà reimparare, perché per ora non era stato fatto, e non pensate che possa avvenire istituendo altre istituzioni diocesane, regionali, metropolitane, perché poi un lavoro così può solo essere fatto con una cura precisa di vicinanza tra un prete e eventualmente le persone implicate. È una cosa non facile, però un discernimento da fare, è un discernimento cui siamo invitati, ma per questo il Papa non è capito
si pensa che lì ha usato troppo con la misericordia, e voi sapete che ci sono come sempre i rigidi nella dottrina e, ohimè, quelli troppo lassisti. Il rischio che cos'è se non c'è il discernimento? Io sono divorziato, vado dal parroco e gli dico: ma lui mi dice: ma sì, fa pure, sta tranquillo. Questa è veramente stupidaggine. O dire: no, la legge non è cambiata, tale quale si fa come prima, non è cambiato nulla, non c'è nessuna possibilità. Mentre il problema è dire: beh, vediamo insieme una serie di incontri, a che punto è la storia d'amore, a che punto è la fedeltà, a che punto è la fede, a che punto è l'appartenenza alla comunità cristiana, e poi vedremo se è possibile un'ammissione ai sacramenti o no. Ma questo è faticoso, lungo discernimento, voi capite. Questa è un po' la situazione non facile in cui ci troviamo, ma è una sfida che ci è posta davanti a tutta la Chiesa, dal Papa e dai Vescovi che hanno fatto il sinodo con lui, c'è mica solo lui. Vorrei concludere nel segno del ringraziamento verso fratello Enzo, prima di tutto in ordine di tempo per questo bellissimo dibattito, per quello che gli avete chiesto, per quello che lui ha risposto e per quello che si capisce sotto quello che lui ha risposto. Io mi sono goduto questo dibattito, dico una parola che a chi è un po' acculturato dà fastidio, a chi la s'allunga come lui forse gli piace: vir ecclesiasticus, come origine, vir ecclesiasticus. Vedete, mettendo insieme la logica delle risposte, viene veramente fuori un cuore innamorato di Gesù e del Vangelo. Grazie per quello che ci ha detto e per la sottostruttura di pensiero. Questo credo che sia anche il discorso fondamentale del libro. Chi è interessato al tema del discernimento non può pensare di aver capito tutto nella mezz'ora in cui il fratello Enzo, in un letto di Procuste, ha cercato di condensarlo. Io mi sono letto quel volume, tutto, dalla prima all'ultima parola, e l'ho schedato, e c'ho la scheda lì e gliela posso mostrare. È un piccolo manuale di vita cristiana dove fratello Enzo, nel segno, nel pretesto del discernimento, ci dice: la grazia del Vangelo, l'importanza dell'interiorità e della consapevolezza, ma tu sai quello che fai, bellissimo quell'ovio del Codex Beze, ma tu sai quello che fai. Terzo, della libertà, però mi raccomando, leggetelo il libro. Altrimenti siete venuti a un appuntamento mondano, mondano, di chiesa, di una chiesa aperta, dove abbiamo sentito come la pensa fratello Enzo su vari punti di vista. No, torna al libro. Il libro non si allontani dalla tua mano, come scriveva Girolamo riguardo alle scritture. Torna al libro. L'impostazione biblica, il metodo con cui lo si fa, ma soprattutto quello che c'è sotto allo scritto, perché sotto allo scritto c'è una concezione della vita cristiana, perché se la vita cristiana è legge, il discernimento è solo il trucco di chi si illude di fregare Dio, di fare il male senza fare peccato. Se il cristianesimo è essenzialmente grazia, il discernimento è l'attenzione amorosa della sposa al modo più bello di amare lo sposo, più vero, più coerente con lui, più fedele alla sua identità e alle sue attese. Quindi io veramente vi invito a una lettura attenta di questo libro col cuore largo per vedere la bellissima concezione di fede che c'è sotto e che continuamente traspare in occasione del discernimento della coscienza. 20-21 pagine calibratissime, e anche sottoscrivo tutto il discorso sulla vocazione,
che lo toglie dall'automatismo e lo riconsegna al grembo di una Chiesa viva. Perché il problema delle vocazioni non è un problema di riforma strutturale della Chiesa, ma di rifondazione della fede nella vita del popolo cristiano. Qui c'è la differenza, fa ragionare secondo la carne e secondo lo spirito. Fratello Enzo, grazie e arrivederci al prossimo libro e alla prossima volta. Buonasera. Una parola sola per dire grazie al vostro Vescovo, non solo di essere venuto e delle parole che mi ha detto, ma un grazie perché noi attraverso Civitella ne abbiamo conosciuto il cuore e la sapienza del pastore. E grazie a lui che siamo qui, noi abbiamo affidato dall'inizio le sorti anche della nostra collaborazione con le Benedettine nelle sue mani. È stato davvero per noi una presenza piena di grazia a cui va tutta la mia gratitudine e quella della comunità. Grazie Padre. Credo che ci ha detto Fratello Enzo nel libro: il soggetto del discernimento è lo Spirito Santo, l'oggetto è il mistero di Cristo. Concludiamo nel nome della Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Maria, sposa dello Spirito, sede della sapienza, prega per noi. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica.